abbiamo veramente paura di dover chiudere proprio per mancanza di fondi che fino ad ora ci hanno sostenuto. Questo è il centro regionale per il recupero della fauna selvatica, meglio conosciuto come l'ospedale degli animali selvatici. Siamo strutturati per detenere uccelli, mammiferi e rettili, anche se la maggior parte degli animali che arrivano sono proprio uccelli. È dal 1996 che siamo aperti e mediamente all'anno abbiamo in cura circa 1500 animali. L'attività preminente è quella ospedaliera, quindi noi curiamo, riabilitiamo e rimettiamo in libertà gli animali. Indubbiamente non tutti ce la fanno e quindi rimangono nostri ospiti qua come irrecuperabili. Abbiamo proprio costituito questo corridoio che è aperto alla visita, soprattutto di gruppi scolaresche. Abbiamo circa 18.000 visitatori all'anno, di cui quasi la metà è rappresentata dal mondo della scuola. Qua, come vedete, siamo all'interno della sala operatoria, è qua che avvengono tutti gli interventi e anche la prima visita per esprimere la diagnosi dell'animale appena entrato. I barbagiani volano ad altezze di 2-3 metri da terra e quindi vanno a impattarsi con veicoli in transito e quindi di solito le fratture sono determinate da questo. Mi occupo principalmente magari di dare una mano per recuperare a Palermo stessa magari qualche piccolo animale di persone che non possono arrivare in settimana, diciamo, al centro. Intanto mi occupo di imboccare per esempio rondoni. Questo è il periodo con un tasso appunto di degenze alto proprio per tutti i piccoli nidiaci, soprattutto anche per rondoni e rondini che tornano adesso dalla migrazione invernale. Un volontario qui al centro di recupero si occupa veramente di tutto, dall'aspetto, diciamo, appunto tecnico delle pulizie e della gestione, diciamo così, delle voliere, a aspetti, diciamo, un po' più così sanitari, quindi magari entra a contatto con le prime terapie, con i primi metodi appunto di soccorso e anche riguarda appunto il recupero stesso di un animale. Adesso andiamo a vedere un animale che è qui da molti anni al centro di recupero della fauna selvatica di Ficuzza. Si tratta di un'aquila anatraia minore, è un animale che proviene dalla Germania, apparteneva a un centro di riproduzione. Non appena è stato poi imbrancato con altri giovani, quindi reinserito in natura, ha compiuto appunto un viaggio passando anche per la Sicilia e purtroppo, arrivati in Sicilia, le hanno sparato. E una volta recuperata è stata subito curata dalla dottoressa Luisa Livecchi, che l'ha operata e purtroppo ha dovuto eseguire una amputazione di un arto, quindi dell'ala sinistra. È un giovane esemplare che purtroppo ormai, diciamo, dovrà vivere in questo corridoio perché è impossibilitato totalmente alla vita selvatica. Questa è la mia piccola Holly, è una piccola locca che è arrivata l'anno scorso, purtroppo aveva un difetto genetico, non si sono mai sviluppate le ali alla perfezione, non può mai volare, insomma, come dovrebbe volare. Allora io l'ho tirato su a casa insieme a mia figlia perché aveva bisogno di essere imboccato ogni 2 ore, 3 ore, come tutti i neonati del mondo. L'abbiamo tirata su, lei è cresciuta. È una locca abbastanza sana, solo che non può volare, e sicuramente fuori sarebbe morto a pochi giorni dalla nascita. Questi sono, diciamo, animali salvati, mi fanno anche piacere tenerlo qui, anche se sono contro, diciamo, la cattività forzata, però tante volte purtroppo bisogna fare in questo modo. Il centro sta attraversando un momento particolare perché la regione ha deciso di tagliare i fondi e quindi le attività preminenti, quella di recupero, di cura e di recupero, stanno
cominciando ad avere seri problemi perché mancano tutte le necessità primarie, quindi dal presidio sanitario a alcune volte anche abbiamo paura di non farcela con il cibo. Abbiamo veramente paura di dover chiudere proprio per mancanza di fondi che fino ad ora ci hanno sostenuto. Abbiamo cercato di attivare anche sensibilizzando i comuni della provincia di Palermo ad un piccolo sussidio, ma insomma, abbiamo avuto pochissime risposte. Però noi ce la stiamo mettendo, vogliamo resistere, vogliamo tentare di non chiudere perché capiamo che la necessità che gli animali hanno di essere curati e riabilitati non ha nessuna attinenza con quello che è la decisione politica umana di non finanziare un centro come questo.